Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Vi saluto di nuovo, cari apprendenti. Spero l'attesa non sia stata troppo lunga. Per quanto riguarda, come l'avete notato, parleremo di italiano. Parleremo particolarmente della produzione scritta e della traduzione. Allora, senza più perdere tempo, andiamo dritto a, diciamo, alle fasi di questo ripasso. Per la traduzione parleremo particolarmente della versione, perché lo sapete, ci sono due tipi di traduzione. C'è la traduzione versione e traduzione tema, come abbiamo visto in classe, ma ci appesantiremo particolarmente sulla la versione come traduzione. E poi parleremo della produzione scritta, i due tipi di produzione scritta che affrontate generalmente durante le vostre valutazioni, che siano certificative come sommative in classe, cioè la produzione scritta semiguidata e quella libera. Allora, andiamo dritto alla traduzione come versione. Parleremo dell'obiettivo di questa sessione e poi dei procedimenti di traduzione. Quali sono le tappe di una buona traduzione? Come va svolta la traduzione, ragazzi? Ricordo che ne parleremo e daremo un'occhiata ai vostri interventi o alle vostre domande alla fine di questo intervento. Ok, ragazzi? E ricordo ancora di nuovo che si tratta di un ripasso. Allora, quali sono i procedimenti di traduzione? Il primo procedimento di cui potete avvalervi è l'adattamento o traduzione libera. Qui si tratta di adattare a seconda del senso o a seconda del messaggio che si vuole trasmettere. Potete avere un testo da tradurre e tradurre dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo con un processo di adattamento o traduzione libera. E poi c'è anche il prestito che consente di non tradurre quello che viene dalla lingua di origine, per esempio espressioni che non si possono tradurre, come hamburger, ad esempio, o cheeseburger, sono espressioni che non possono essere tradotte, ma che vanno prestate alla lingua di partenza per poter svolgere una buona traduzione. E poi ci sono anche calchi. Ci sono diversi tipi di calchi. Calchi sono infatti neologismi, cioè nuove forme create in base a certe parole. Prendiamo un esempio semplice. To realize dell'inglese. Possiamo adattare questo semanticamente in italiano con realizzare, che alla base significa fare qualcosa, ma con un certo calco si può usare realizzare per spiegare to realize dell'inglese. Tutto dipenderà dal traduttore. Ci sono anche modulazioni possibili, che è un'altra tecnica di traduzione. La modulazione, come il nome lo indica, modulare per dire riorientare in un certo senso. L'essenziale alla base è di arrivare alla trasmissione del messaggio. Oltre alla modulazione, possiamo usare anche la trasposizione. La trasposizione, che è una forma di cambiamento delle strutture grammaticali di base per poter ottenere diciamo una traduzione corretta che abbia un senso compiuto. Se possiamo prendere un esempio per
questo caso possiamo avere una trasposizione nel caso in cui abbiamo una frase del genere, partiamo sempre dall'inglese, it's not difficult. Possiamo tradurre questo in italiano, è facile, vedete un po', è una trasposizione, cambiamento grammaticale per poter ottenere il messaggio di base. It's not difficult, è facile, vedete, questa è una trasposizione. Ok, possiamo anche usare le equivalenze, questo si usa di più nei proverbi o nelle espressioni idiomatiche. Possiamo tradurre un proverbio del genere, chi troppo vuole nulla stringe, con chi troppo embrasse mal étreint. Vedete che è il messaggio, cioè l'equivalenza, di modo, diciamo, convenzionale. Sono espressioni convenzionali che portano certe equivalenze nella traduzione. Oltre alle equivalenze, possiamo anche usare la traduzione letterale, la più usata da voi ragazzi, che consiste di andare parola per parola. Questo si può fare nel caso in cui il senso del testo di partenza è restituito, ma bisogna fare attenzione, diciamo, alle collocazioni, dette anche espressioni idiomatiche che non possono essere tradotte letteralmente e che hanno bisogno di che cosa? Di equivalenze, d'accordo ragazzi? Che hanno bisogno assolutamente di equivalenze. Allora, vi do qualche consiglio per ben svolgere un esercizio di traduzione. Prima di tutto, non dovete iniziare a tradurre se prima non avete letto tutto il testo. Se non avete letto tutto il testo globalmente, non iniziate a tradurre niente. E allora, fate una prima traduzione letterale, cioè parola per parola. Questo non per fornire questa traduzione così compiuta, no. Prima per avere un'idea globale e poi svolgere altre attività di correzione dopo. Dopo aver fatto la traduzione letterale, bisogna correggere il testo rispetto alle regole grammaticali e la sintassi della lingua di arrivo. Se traduci dall'italiano al francese, come lo sappiamo tutti, che è l'esercizio che facciamo, dovete anche tenere conto delle particolarità della lingua francese, le particolarità riguardo le regole grammaticali e sintattiche di questa lingua, che sia francese come inglese, per quelli che traducono in inglese. Allora, oltre a questo dovete, quando necessario, impiegare altri procedimenti di traduzione. Voi fate la traduzione letterale e alla fine, se vi rendete conto che questa traduzione non restituisce il messaggio di partenza, avete altre, diciamo, tecniche di cui abbiamo parlato. Potete fare equivalenze, fare modulazioni, potete fare prestiti o calchi, dipende da voi. L'essenziale è di restituire il messaggio di partenza. Allora, detto questo riguardo la traduzione, andiamo pieno zeppo o dritto alla produzione scritta. Quali sono i criteri di valutazione durante i vostri esercizi di produzione scritta? Ci sono criteri di base e criteri di perfezionamento. Quali sono i criteri di base? Il primo criterio di base è la comprensione. Rispetto della consegna e coerenza, dovete assolutamente, come dico spesso a voi ragazzi, esaurire l'argomento, per dire fare tutto quello che chiede l'argomento, e si basa su che cosa? Il tema e la consegna. Per non essere fuori tema, bisogna prima di tutto ben capire l'argomento e fare quello che chiede la consegna. E poi il secondo criterio di base è il criterio della correttezza linguistica, perché ragazzi dovete sapere che senza forma non c'è sfondo. Senza forma non c'è sfondo, dunque bisogna una certa correttezza, ci vuole una certa correttezza linguistica. Allora, i criteri di perfezionamento sono, prima di tutto, la presentazione, perché se un lavoro è presentato di modo brutto non serve a niente, non ci possiamo cogliere veramente la pertinenza di quello che volete rappresentare. Quando parliamo di presentazione è prima di tutto l'ordine delle idee e anche la forma grafica del lavoro, perché se il lavoro è brutto è difficile cogliere veramente quello che volete trasmettere. E poi c'è anche l'originalità, bisogna essere creativi ragazzi, bisogna essere originali, perché quando è troppo platonico non è interessante, dovete fare tutto per vincere
il vostro correttore e a vincere, diciamo, anche voi quando leggete il vostro lavoro. E poi, dopo i criteri di base, ci sono le tappe dello svolgimento della produzione scritta. Dopo i criteri di base, diamo un'occhiata alle tappe dello svolgimento della produzione scritta. La prima tappa è, secondo me, una tra le più importanti, è la lettura del soggetto. Bisogna ben leggere l'argomento e ben capirlo. Quando diciamo leggere l'argomento, equivale a capire prima di tutto, identificare, direi, le parole chiave dell'argomento, definire queste parole chiave e riscrivere l'argomento in base alla definizione che avete fatto delle parole chiave per poter ben capire il vostro argomento. Ripeto, identificare le parole chiave, definire le parole chiave e poi riscrivere per poter capire meglio l'argomento prima di affrontarlo. E poi, dopo la lettura del soggetto, c'è l'elaborazione del piano del lavoro. Cioè, come sarà, diciamo, organizzato il mio lavoro? Ci sarà forzosamente un'introduzione, un corpo e una conclusione. Un'introduzione che va, diciamo, redatta la più breve possibile per quanto riguarda, diciamo, la forma globale. E il corpo, come lo sapete, è la parte più grande in cui esponete, diciamo, se c'è una tesi o un'antitesi, o il vostro punto di vista, o qui voi date i vostri argomenti, le vostre idee, e poi la conclusione, che è la fase conclusiva del lavoro. E poi, terza tappa dello svolgimento della produzione scritta è la scrittura. Dopo aver letto l'argomento, organizzato le vostre idee, bisogna scrivere. Bisogna scrivere e la scrittura si svolge evidentemente nel foglio di esame o nel quaderno di esame e non sul butto foglio, perché non si correggerà il vostro butto foglio. Ok ragazzi, fate tutto per scrivere nel quaderno di esame. E poi c'è il controllo. Quando parliamo di controllo, qui si tratta della rilettura del vostro lavoro. Dovete rileggere il lavoro per essere sicuri di non aver lasciato qualche errore che, diciamo, di attenzione o di inattenzione. Rileggere più volte se possibile, se avete del tempo a disposizione. E poi leggete attentamente il soggetto più volte, come l'ho detto. E poi definite le parole chiave. Qui si tratta della prima tappa. Come ve l'ho detto, la tappa della lettura del soggetto. Leggere attentamente il soggetto più volte, definite, identificate le parole chiavi. Ripeto, riprendo questo. Identificate le parole chiavi e definite quelle parole. Dopo aver definito le parole chiavi, voi riorganizzate il tema con quelle definizioni in modo da ben capire l'argomento. E per quanto riguarda l'elaborazione del piano del lavoro, c'è un'introduzione, come ve l'ho detto, e poi c'è il corpo, che è la parte più grande, in cui voi esponete chiaramente il punto di vista o gli argomenti che sono i vostri, ok? E poi ci sarà evidentemente la conclusione, che è la tappa finale del vostro lavoro, organizzando le vostre idee. Queste tre parti devono comparire nel vostro lavoro. La scrittura, svolgere il soggetto sul foglio o sul quaderno di esame, come l'ho detto. E poi il controllo e la rilettura. Quali sono i tipi di produzioni scritte che fronteggiate generalmente durante le vostre prove o all'esame certificativo al liceo? C'è la produzione scritta semi-guidata, cioè guidata a metà, che hanno indicazioni per permettervi di svolgere la produzione scritta di un certo modo più semplice. E poi c'è la produzione scritta libera, che è un tema su cui dovete essere più creativi, forse identificare i personaggi o forse identificare il contesto, o il luogo o non so che altro. E poi vediamo le diverse tipologie di produzioni scritte semi-guidate. Abbiamo, potete fronteggiare tipo riordinare le parole, che è una produzione scritta semi-guidata. Vi si danno
parole disordinate e dovete riordinare quelle parole per avere i sensi o il senso globale della frase o di unità lessicali più grandi che possono, che può essere un paragrafo, ad esempio. E poi usare parole date o campo lessicale per produrre un testo. Spesso vi capita che vi si danno parole che riguardano un campo lessicale, o come lo dite spesso, semantico. E dovete usare questo campo per produrre un testo che può essere attinente alla classe, attinente alla famiglia, attinente alla vita in società o all'ambiente, dipendentemente dagli elementi che avrete studiato in classe. E poi raccontare un evento, descrivere un luogo o una persona con elementi che vi permetteranno di, che vi orienteranno nella vostra produzione, che vi permetteranno di non navigare a vista, ma che vi daranno elementi su cui basarvi per la vostra produzione scritta. E poi, per quanto riguarda la produzione scritta di tipo libero, abbiamo descrivi il tuo compagno di classe. Vedete che non si dice che è compagno di classe, e né quale classe è, e qui dovete creare, dovete essere più immaginativi. Un parente, la tua scuola, la tua classe, vedete che è libera. Racconta una festa, le tue vacanze, un film che hai visto. Ok, dopo passiamo direttamente alla frase, a una fase pratica per vedervi. Ok ragazzi, era tutto per questa parte. Vi do appuntamento alla fine di questa sessione per possibili domande e reazioni, e spero saranno numerose le vostre domande. Ngani la kiri wa tegendong, esa kina bia dinkido, mane tambia ninya ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike, mane tambia ninya ne injo biayen.